course. I don't think so. It is. Look. Wait. What are you... Grace? Where do you think you're going? Grace! È di Shu Brooks, il secondo film presentato in concorso a Venezia 72, Looking for Grace, pellicola che inizia come ricerca sulle tracce dell'adolescente Grace, scappata di casa su un pullman che percorre gli immensi spazi del deserto australiano, e termina in dramma familiare. I fatti narrati prendono significato a seconda del punto di vista da cui vengono raccontati. Così il film mostra la storia di Grace, poi quella di Denise, sua madre, poi quella di Dan, suo padre, e così via, includendo personaggi apparentemente distanti dalla vita della protagonista, ma che con essa avranno fatalmente a che fare. La versione di ognuno di loro è in parte diversa, eppure arricchisce la stessa storia di particolari. Così come diversi sono i toni e i registri su cui si articola il racconto, in alcuni momenti giallo, in altri cronaca familiare, in altri ancora dramma. Richard, the sort of kid who might say, yeah, he looks like a fun sort of a bloke. Oh, God. Is she sensible? She's as sensible as her father. I don't think we'll need to be checking the dental records on this one. La regista utilizza gli stilemi di genere e con essa caratterizza il racconto di ogni personaggio, così con ironia sottile strizza l'occhio allo spettatore e lascia che si increspi la rappresentazione di una realtà che inquadrature messe in scena suggerirebbero come perfetta. I personaggi di Looking for Grace, che inizialmente sono freddi e distanti, persi negli immensi spazi australiani, acquistano spessore e umanità man mano che la regista ne svela fragilità, paure, ossessioni, nevrosi quotidiane. E proprio sulla vita quotidiana fa perno la riflessione che Looking for Grace consegna allo spettatore, mostrando da un lato la distanza vertiginosa a cui possono trovarsi persone vicinissime nel quotidiano, marito e moglie, genitori e figli, dall'altro che impatto invece possano avere persone estranee, sconosciute nella vita di ciascuno quando vi entrano, per caso o destino, in collisione. La lezione che resta alla giovane protagonista è la necessità di riscoprire i legami degli affetti familiari a partire proprio dalla banalità delle piccole cose.